Se c'è una piazza San Bernardo, ci sarà anche una chiesa di San Bernardo. E infatti c'è. Solo che rimane mimetizzata nella piazza, ormai deformata dalle strutture successive, sovrastata dalla facciata di Santa Susanna, mentre il passo del turista si dirige impaziente verso Santa Maria della Vittoria. Eppure è una chiesa del 1600, per alcuni versi straordinaria. Facciamo un passo indietro di 1300 anni. Tra il 298 e il 306, tempi in cui Roma aveva perso ogni potere politico, imperatori e usurpatori si avvicendavano a frotte, eletti dai poteri militari e assassinati dagli stessi poteri militari, esistevano ormai le avvisaglie sulla divisione dell'impero tra Oriente e Occidente e le pressioni di altri popoli sulle frontiere costringevano gli imperatori guerrieri a vivere di fatto ai confini dell'impero. Diocleziano, Dalmata, di umili origini, acclamato imperatore nel 284, ha un'idea: dividere l'impero in quattro parti. Crea la tetrarchia, ossia si associa come Augusto, cioè coimperatore, un compagno d'armi Massimiano, originario della Pannonia, regione danubiana, e come Cesari, cioè principi ereditari, due comandanti militari, l'illirico Costanzo, detto Cloro per il colorito del volto, e originario della Dacia, Galerio. In breve, un croato, due serbi, un bulgaro e capitani di fatto come Milano, Nicomedia in Turchia, Trevi in Germania, Sirmio in Serbia, reggono le sorti dell'impero romano, alla faccia del Senato e del popolo romano. Ma Roma è sempre la capitale ideale e Massimiano fa costruire proprio a Roma le più grandi terme mai realizzate, dedicandole a Diocleziano, che, per la verità, fregandosene un po', abdica come promesso dopo 20 anni, nel 305, e se ne va a vivere nel suo splendido palazzo a Spalato. Le terme coprono un rettangolo di circa 380 metri per 370. Potevano ospitare anche 3.000 persone. Erano dotate, oltre agli impianti termali, di una piscina di 3.500 metri, quasi tre volte una piscina olimpica, palestre, sale giochi e sembra addirittura biblioteche. Agli angoli delle terme esistevano aule circolari destinate a giochi. Una la vediamo a ridosso della stazione Termini e l'altra, eccola, trasformata in chiesa. L'idea viene alla nobildonna Caterina de' Nobili, contessa di Santa Fiora, sorella di Roberto Cardinale, cognata di Guido Ascanio e Alessandro Cardinali, madre di Francesco Cardinale e di Costanza, moglie di Giacomo Boncompagni, figlio riconosciuto di Papa Gregorio XIII. Da chi pensate sia frequentata la sua casa? Ma ovviamente da prelati, tra cui Jean-Baptiste de la Barrière, monaco asceta che ingaggia una severa battaglia per il ripristino della regola di San Benedetto, ispirandosi a San Bernardo di Chiaravalle. Fonda l'ordine dei monaci trasformati di San Bernardo, dell'ordine cistercense detti Foglianti, dal nome dell'abbazia vicino Tolosa, dove era abate commendatario. Riceve l'approvazione di Gregorio XIII, di Sisto V, di Clemente VIII. Fonda comunità in Francia e in Italia, ma tipo poco propensa ai compromessi, è costretto alle dimissioni, messo sotto accusa e sospeso ad divinis. Ma qui scende in campo Caterina de' Nobili, che pare insieme al cardinale Roberto Bellarmino, ambedue originari di Montepulciano, ottengono la revisione del processo, restituendo all'abate tutti i titoli. Giordano Bruno non godrà dello stesso trattamento. Caterina nel frattempo compra gli orti belleiani, già del cardinale Jean du Bellay. Ci fa costruire un monastero, una chiesa, Santa Caterina in Termis, che non c'è più, e adatta la rotonda a chiesa con annesso monastero, la chiesa di San Bernardo, terminata nel 1600, consacrata nel 1602 ed elevata nel 1670 a titolo cardinalizio.
Non sappiamo chi è e se c'è un architetto che ci lavora, ma il risultato è gradevole. La facciata presenta un semplice timpano triangolare, una volta ornato in basso, e che ora ci ricorda che Pio IX la restaurò nel 1857. A fianco quattro lesene, elementi decorativi a profilo piatto e appena sporgenti dal filo della parete, a forma di colonne doriche, con in mezzo due nicchie con il motivo della conchiglia. E il timpano ad arco ribassato, forse destinato a ospitare statue mai inserite, sopra due cornici che oggi ospitano rispettivamente le insegne del cardinale, deceduto nell'aprile 2011, per cui il titolo cardinalizio è vacante, e che ha come motto in inglese pace e obbedienza, una massima di Giovanni XXIII, e a sinistra lo stemma papale che curiosamente è rimasto quello di Giovanni Paolo II. Le lesene superiori, più piccole, decorate sono in stile ionico e al centro in una cornice che rompe l'ordine geometrico delle semicolonne, un affresco seicentesco di San Bernardo con la croce e la Sacra Sindone, forse a sintetizzare lo stretto rapporto tra Bernardo, i Cavalieri Templari e la Sindone, apparsa intorno al 1350 nelle mani di Geoffroy di Charny, parente dell'omonimo Geoffroy, bruciato insieme al gran maestro templare Jacques de Molay nel 1314. Un attico ottagonale a facce concave, decorate con ovali, corona la rotonda e forma la base della cupola fatta col piombo delle tubature delle terme, poi sostituita nei restauri con una struttura più leggera. Per risparmiare, forse, non ci si preoccupa del retro della chiesa. Entriamo. Nella controfacciata tra angeli e putti l'iscrizione che riporta la data 1600, anno del Giubileo. La cupola bianca a cassettoni ottagonali rastremati verso il centro, unico punto luce di circa 22 metri di diametro, ricorda nella forma il Pantheon e la Basilica di Massenzio per i cassettoni, che danno, con i loro chiaroscuri, un grande senso di spazio. Il cornicione, ornato di festoni, poggia su pilastri con lesene ioniche. Nelle pareti, otto gigantesche statue di circa 3,5 metri in stucco, che grazie alle forme plastiche e all'inserimento dentro nicchie, ampliano anziché ridurre la spazialità della chiesa. Le statue, inizio Seicento, sono opera di Camillo Mariani di Vicenza, aiutato, qualche fonte lo cita, da Francesco Mochi da Montevarchi. Ottimi artisti, uno tardo manierista e l'altro un iniziatore del barocco. Le statue rappresentano otto santi, quattro uomini e quattro donne, che guardano gli altari e la porta, ma non si guardano fra loro. Entrando a sinistra, Sant'Agostino, con la mitria vescovile e il libro in mano, come si addice a un filosofo e dottore della Chiesa. Accanto, Santa Monica, sua madre, nella classica raffigurazione con il crocifisso e il capo coperto e il libro in mano, simboleggianti la sua devozione, era nata cattolica, lo stato di vedovanza e il libro in quanto donna che sapeva dissertare di filosofia e di cose spirituali. E qui ci vediamo un tono allusivo a Caterina Nobili, madre del cardinal Francesco. Continuando, vediamo Santa Maria Maddalena penitente, ex prostituta, adultera redenta, moglie di Gesù. Non ci è dato sapere. Vediamo i suoi lunghi capelli, il teschio, simbolo della caducità della vita, e il vaso con unguento usato per i piedi del Cristo. Poi San Francesco, con il viso intensamente espressivo, volto verso il crocifisso ed esaltato dai semplici tratti del panneggio. Nell'altro quarto, San Bernardo offre il modellino della chiesa e sotto il piede la mitria, a ricordare il rifiuto all'episcopato. A seguire, le sante Caterine di Alessandria e da Siena. La Nobili di nome fa Caterina e per non far torto le inserisce tutte e due. La prima coronata per le nobili origini, bella secondo tradizione, e con la ruota, strumento del martirio, che tra l'altro narra la leggenda, si ruppe e pertanto fu sbrigativamente decapitata. E la seconda con le vesti dell'ordine domenicano. È un grande libro, attestante la sua opera di scrittrice o legato al dono divino di aver improvvisamente imparato a leggere. Per ultimo, San Gerolamo,
con la penna in mano, intento a tradurre la Bibbia e con il leone ai piedi, quello per intenderci a cui aveva tolto la spina, con le vesti succinte a ricordare il periodo da penitente trascorso nel deserto di Siria. I due altari laterali. Le tele non sono quelle originali di Tommaso Laureti, ma di Giovanni Odazzi, romano, primo Settecento, e rappresentano a destra, nell'altare a lui dedicato, la visione di San Bernardo. Le colonne facevano parte delle terme. A sinistra, nell'altare dedicato a San Roberto, fondatore dell'ordine cistercense, la Beata Vergine con il Bambino. Opposto all'entrata c'è il semplice altare maggiore e dietro, nel presbiterio, dove sono sepolti a terra i cardinali Bono e Gabrielli, il coro e l'organo. Una volta c'erano anche due tele, ma attualmente si è deciso di metterle al sicuro da eventuali furti. A destra del presbiterio, aggiunta più tardi da un nipote, Vincenzo Nobili, la cappella rettangolare dedicata a San Francesco con la statua attribuita a Jacopo Antonio Fancelli, romano, allievo del Bernini, suo è il Nilo della Fontana dei Quattro Fiumi, e la tomba del 1870 circa del pittore Friedrich Hofbeck, pittore della corrente dei Nazareni, attribuita all'amico scultore tedesco Karl Hofmann. Rimanendo alle tombe le più importanti, quella di Caterina Nobili e di Jean de la Barrière, morto proprio nel 1600, sebbene testa e cuore pare siano invece conservati in uno dei pilastri della Basilica di Saint-Sernin-de-Toulouse, mentre a sinistra dell'altar maggiore il sepolcro dello scultore Carlo Finelli, opera neoclassica di metà Ottocento di Rinaldo Rinaldi, padovano, allievo del Canova. Ai lati le statue della fede e della scultura. Iscrizioni commemorative, collocate sotto le nicchie perfettamente inserite nell'ambiente, ricordano i parenti della nobildonna. Qua e là altre tombe e lapidi, tutte con iscrizioni rigorosamente in latino. Nel 1791, durante la Rivoluzione francese, l'ordine dei foglianti fu sciolto e nel 1800 anche in Italia seguì la stessa sorte. Attualmente la chiesa è retta dai monaci cistercensi della Congregazione Romana di San Bernardo. Un'ultima cosa, quando si entra in qualche luogo si guarda sempre in alto e a molti sfugge il pavimento che in genere, come in questo caso, è parte integrante della struttura nella sua discreta ed elegante bicromia. Non perdetevela. Un saluto da Vid Lab e alla prossima. Santa Susanna.